La medicina di classe, come diceva Maccacargo, va avanti. La parola a Giancarlo Struloni, che presenterà la ricerca sulla vis e partecipazione. Appunto, questa ricerca è nata da una raccolta fondi di medicina democratica in memoria del nostro amico e compagno Michelangelo Bolognini. La parola a Giancarlo Struloni. Grazie Gino. Buonasera a tutti. Grazie per questa opportunità in realtà di poter presentare a voi i risultati della nostra ricerca. Vado subito nel vivo. Il problema qui, la VIS, la probabilmente conoscete, la valutazione di impatto sanitario, ora vi diamo anche una definizione, ma è una discussione sull'utilizzo di strumenti che dovrebbero essere, che sono stati pensati per favorire una partecipazione ai processi che portano a decisioni che hanno poi degli impatti sulla vita delle persone, che possono effettivamente giocare questo ruolo positivo, ma che talvolta al contrario possono anche essere sfruttati invece come strumenti di persuasione. È avvenuto, avviene in molti contesti, non solo italiani, quindi diciamo anche in questo caso occorre capire qual è la direzione in cui si può portare questi processi. Valutazione di impatto della salute o VIS è una procedura che prende spunto dalla valutazione di impatto ambientale, che conoscete, è una storia più lunga. Questa è una definizione condivisa a livello internazionale del 1999. Dice questa Health Impact Assessment, in inglese la nostra VIS, è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con cui una policy, un programma, un progetto possono essere giudicati, di cui si possono giudicare i potenziali effetti sulla salute di una popolazione e la distribuzione di questi effetti dentro la popolazione. I corsivi sono miei perché si tratta appunto di un giudizio, una valutazione potenziale, cioè nel senso fatta prima che questi effetti si manifestino, quindi agisce in un ambito di prevenzione e ha con sé un forte accento sull'equità, cioè come questi effetti sono distribuiti, intesi sia positivi che negativi, sulla salute di una popolazione e quindi diciamo soprattutto sulle sue fasce più deboli. La VIS si ispira a valori di democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle evidenze. La cornice è quella della definizione di salute estesa del 48 dell'OMS come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. Non sto insomma a discutere cosa significa insomma questo, perché credo che a voi sia ultra noto sia negli aspetti positivi che negativi. La letteratura internazionale è abbastanza ricca ormai sulla VIS, perché appunto diciamo essendosi affermata la VIS nel corso degli anni 90 abbiamo ormai 20 anni buoni di esperienza a livello internazionale. Ci sono due approcci principali, diciamo così, poi tutti quegli intermedi che potete immaginare. Modelli di valutazione di impatto sulla salute più orientati a quantificare il rischio, quindi i metodi sono quelli tipici della VIA, epidemiologia e tossicologia, sono le discipline regine, e modelli invece che prestano più attenzione alle analisi qualitative dell'analisi sociale, quindi più attenzione a partecipazione, equità degli impatti, interdisciplinarità dei saperi. Però il punto vero è che ormai, come dicevo, la VIS è stata sperimentata in ogni continente, per cui di fatto le situazioni a cui è stata adattata sono moltissime e ogni contesto, ogni cultura ormai ha praticamente sperimentato questa valutazione di impatto sulla salute. Una ulteriore classificazione diciamo in realtà non sarebbe molto utile proprio per questa sua flessibilità. Cosa c'è scritto? Medicina democratica. Lo copio e te lo... La VIS è uno strumento a supporto delle decisioni, quindi diciamo in linea di principio non è qualcosa che sottrae ai decisori politici la responsabilità della scelta, ma influisce anche sul processo che porta alla scelta, che è una cosa diversa. Allo stesso tempo la maggior parte degli autori che hanno lavorato sulla VIS riconosce che
la sua riuscita e anche la qualità delle decisioni a cui porta dipendono moltissimo dalla capacità di rendere inclusivi questi processi, cioè quindi di garantire una trasparenza e una partecipazione. Del resto, appunto, nella carta di consenso di Göteborg che stabilisce i criteri internazionali della PIS, si dice molto chiaramente che i cittadini hanno il diritto di partecipare a processi trasparenti che consentono di formulare, implementare e valutare le politiche con un impatto diretto sulle loro vite, che dovrebbe essere anche un principio, insomma, molto basilare, ma spesso disconosciuto. La BIS di principio può essere retrospettiva, trasversale o prospettica, cioè può anticipare, andare insieme o essere di successiva alle iniziative, alle decisioni, ma quella che ci interessa chiaramente è quella prospettica, cioè quella in cui noi possiamo valutare prima gli impatti per decidere ovviamente di mitigarli o in qualche modo anche di evitare i rischi. È uno strumento che però, diciamo, nella maggior parte, in molte discussioni, in Italia soprattutto, l'ho trovato, è interpretata come uno strumento un po' difensivo, cioè come se fosse uno strumento per valutare se un certo impatto negativo può essere più o meno accettato. In realtà il senso non è questo, la vista è stata concepita ed è stata concepita per favorire politiche che migliorino lo stato di salute delle popolazioni. Quindi concepirla soltanto come uno strumento per valutare in modo negativo gli impatti non è il suo scopo. Perché però possa essere intesa anche nell'altro senso, cioè che cosa possiamo fare quando prendiamo una decisione per migliorare la salute delle popolazioni e non per limitare i danni, diciamo questo è possibile soltanto se noi utilizziamo la BIS non per valutare una singola, diciamo così, risposta, soluzione, chiamatela come volete, tecnologica a un problema. Il caso tipico è valutiamo quali sono gli impatti di un inceneritore, ma se utilizziamo la BIS per capire come affrontare il problema più generale, perché l'inceneritore è al più appunto un pezzo di una soluzione più generale, che è il problema della questione della gestione dei rifiuti urbani, di cui ci può essere tanto l'inceneritore come mille altre cose, dalla una discarica, come può essere anche delle politiche che disincentivino la produzione di rifiuti, come può essere una raccolta differenziata più spinta, insomma è chiaro che è il problema al quale la BIS dovrebbe essere applicata e non a una presunta singola soluzione tecnologica. C'è da dire però che la BIS non ha ancora uno statuto legislativo definito nella maggior parte dei paesi, questo ha vantaggi e svantaggi, anche in Italia è così. Da un lato questo ha permesso quell'applicazione ai molteplici contesti che vi ho descritto fin dall'inizio, dall'altro è chiaro che rimane uno strumento opzionale perché non è stabilito quando è che la BIS sia opportuna o quando è che la BIS sia obbligatoria. E questo la espone anche al rischio di strumentalizzazione, ovviamente, perché può essere invocato da una parte o dall'altra per motivi più diversi. E poi c'è il pericolo, quello più grande, che in realtà la BIS, anziché essere quell'occasione partecipazione, si è invece utilizzata per cercare di convincere qualcuno che quella presunta soluzione tecnologica è quella buona che deve essere accettata. È un grande peccato perché la BIS potrebbe giocare proprio un ruolo importante, secondo me, negli scenari di controversie sui rischi che sono sempre più diffusi e che in qualche modo invocano la necessità di scelte più condivise, di scelte più eque, che possono essere certamente favorite da processi decisionali partecipati. C'è molta letteratura in realtà su questo, come vedremo. Ma diciamo anche il caso che molti di voi conoscono bene, insomma, che è stato inserito nell'analisi, ma davvero è uno dei tanti, vi assicuro che accade molto spesso che la BIS invece sia stata utilizzata in Italia e all'estero per cercare di giustificare e legittimare delle decisioni già prese, anziché di cercare di affrontare quel problema. Il dottor Bolognini aveva lavorato, scritto cose molto interessanti su questo, aveva anche all'epoca dello studio sulla BIS dell'inceneritore di Firenze fatto un confronto con una BIS analoga fatta per l'inceneritore di Londra nello stesso periodo,
nella sua analisi emergeva molto chiaramente come appunto a Londra si era la vista era stata applicata al problema, cioè al piano di gestione dei rifiuti e non al solo inceneritore, che chiaramente può rappresentare, ammesso che sia una possibile soluzione, una soluzione ovviamente parziale. C'era sicuramente una maggiore apertura in quel lavoro fatto a Londra con il confronto con gli stakeholders, mentre a Firenze c'è stato semplicemente un gruppo di lavoro tecnico chiuso al confronto, che è stato aperto quando ormai tutto era già deciso. E c'è anche un grande differenza di approccio nel rendere più accessibili i risultati del lavoro. Alla fine, in qualche modo, il giudizio negativo peraltro a Londra è stato alla fine, ma tutto condensato in poche pagine, molto chiare, 48 linee guida, 104 proposte. Insomma, è un modo anche questo di negare poi la partecipazione, quella di dare i risultati sotto forma di un malloppo leggibile praticamente per chiunque non sia uno dei tecnici che ha fatto l'analisi. È una cosa molto diffusa. Detto questo, ripeto, accade anche a livello internazionale spesso che la BIS neghi la partecipazione, la riduca a una consultazione del tutto simbolica, che poi non ha nessun impatto sulle decisioni, non per consolarsi ma per dire che è un problema concreto. E che nega appunto il motivo per cui la stessa BIS era stata pensata, quella di facilitare l'inclusione nei processi decisionali. E uno dei motivi è che le pratiche partecipative sono spesso condotte in modo dilettantistico, un po' con la scusa che mancano figure capaci di portarle avanti, ma diciamo così, questo è un grosso problema, perché se la BIS poteva aiutare nei conflitti sui rischi, in questo caso poi ha l'effetto contrario, cioè va a minare ulteriormente la fiducia negli esperti e nelle istituzioni, un processo partecipato fatto male o fittizio ancora peggio, e mina anche la credibilità stessa della partecipazione, cioè sembra quasi che poi alla fine si butta via il bambino con l'acqua sporca, perché è un processo che non ha funzionato, sembra quasi dimostrare che la partecipazione sia una cosa da non utilizzare. Io non credo che sia così. Da molti punti di vista, insomma, io sono da tempo un sostenitore della partecipazione ai processi decisionali, è una cosa di cui mi occupo e insegno anche all'università, quindi insomma la difendo, esplicito il mio pensiero in modo tale che poi, insomma, questo sia chiaro. Il mio approccio è quello di un approccio di studioso, esperto, chiamato come volete, della comunicazione del rischio. Io sono comunicatore di professione. La risk communication è una disciplina affermata a livello internazionale, poco conosciuta in Italia, si declina questa visione americana, nordamericana, in tre ambiti applicativi, che sono la care communication, quella che noi chiamiamo prevenzione, la crisis communication, che è la gestione dell'emergenza, e la consensus communication, che è quella che ci interessa più vicino in questo consenso, in questo contesto, scusate, che è invece diciamo così, il tentativo di favorire un confronto fra le parti, una controversia sui rischi, per giungere a scelte più possibile condivise, informate e partecipate. La comunicazione del rischio ha quattro principi quando si tratta di affrontare questo problema. Derivano dall'esperienza, derivano dagli errori passati, e derivano anche invece dalla verifica che quando vengono applicati le cose possono funzionare meglio, e quando dico funzionare meglio intendo che i conflitti, anziché polarizzarsi e diventare veri e propri scontri sociali, permettono di trovare una soluzione al problema in modo più condiviso e quindi anche in modo più equo. Il primo riguarda in modo diretto la comunicazione, questa è una disciplina che punta molto appunto sulla comunicazione intesa come scambio di informazioni. E queste informazioni, questo scambio di informazioni deve essere, le parole chiave più importanti sono trasparente e dialogico. Trasparente vuol dire che non viene negata l'informazione sui rischi, dialogica vuol dire che si è pronti all'ascolto fra le parti che possono avere diversi legittimi interessi. L'altro punto cruciale è che per riuscire a costruire una partecipazione bisogna creare degli spazi adeguati di confronto che non si improvvisano e che devono permettere anche di calare il problema sul territorio, valorizzando anche le esperienze, le competenze e i saperi che sono presenti su quel territorio.
Quel terzo punto è che la partecipazione funziona se viene impiegata fin dalla fase progettuale di un progetto e se non arriva alla fine di quando le cose principali sono già state decise e se c'è una disponibilità a piegare le soluzioni o presunte soluzioni tecniche alle esigenze di quella comunità. E nel caso si pensi a compensazioni, queste vanno concordate e devono comunque alla fine avere un risultato, cioè dare un beneficio a quella comunità e non uno svantaggio. Quindi una compensazione economica, un beneficio in termini di salute si intende in questo caso, quindi una compensazione economica non rientra in questo quarto punto. Ripeto, questi sono non è una ricetta, ma è quello che emerge a livello di principi sembra funzionare sulla base dell'esperienza, quindi questo è fondamentalmente un risultato esperienziale. Questo influisce su quello che viene chiamata la governance del rischio, in un senso molto ampio. Vi faccio parto però, diciamo così, da una piccola storia di per far capire come siano anche mutate le cose. Quando la Francia tra gli anni 60 e gli anni 80 decide di costruire 54 centrali nucleari puntando sul nucleare per il proprio approvvigionamento di energia elettrica, crea un enorme programma, ovviamente un enorme investimento statale, e Rémy Carle, direttore dell'Interelettrico francese che gestisce il programma, dà un'interessante risposta a una domanda precisa: che ruolo possono avere i cittadini francesi in una scelta così importante per la nazione? La sua risposta è molto chiara: non si avvisano le rane quando si sta per drenare lo stagno. Questa è una risposta molto dura, ma diciamo così, purtroppo ci sono tante esperienze anche molto recenti in cui questa stessa risposta è stata data anche da noi, cioè i cittadini non hanno nessun ruolo in una situazione di questo tipo che pure inciderà così tanto sulla loro vita. Se negli anni 60 si poteva fare, perché quelle centrali sono lì a dimostrazione del fatto che si poteva rispondere così e passare sopra quello che i cittadini ne pensavano, oggi, come sappiamo, non è più così tanto facile. Proteste c'erano state anche allora, anche in Francia, anche violente, però alla fine, diciamo così, non sufficiente a bloccare un progetto. Oggi invece sappiamo che i progetti possono anche essere bloccati se ci cerca di imporli. Tanto che in molti paesi, a partire da quelli anglosassoni, quest'idea che si possa passare sopra le decisioni, sopra il consenso dei cittadini, viene dichiarata morta. Gli inglesi dicono dad is dead, cioè il papà è morto, riferendosi a un modello paternalistico in cui lo Stato decide tra cittadini che non sono in grado di scegliere, annuncia le proprie decisioni e poi le difende nel caso ci siano proteste. Gli inglesi non ci chiedono più, non ci chiedono più neanche i francesi a dire la verità. Oggi si pensa che occorrano diverse cose per poter in qualche modo portare avanti un progetto in modo socialmente sostenibile, cioè senza arrivare a conflitti insanabili. Possedere expertise, ma anche godere di credibilità e fiducia, attivare quella comunicazione trasparente e dialogica che è spesso negata e promuovere scelte partecipate. Questo, diciamo, è il quattro linee di quello che viene chiamato il modello invece son. Se il papà è morto, sonship vuol dire figlio in inglese, che sono le acronimo di share, open e negotiate. Il motivo è questo: si è stato studiato a lungo come nascono le controversie sui rischi. La risposta si può semplificare così: nascono dal tentativo di negare o sminuire i rischi, creando una percezione di strategia di inganno nei cittadini. Questo porta a una perdita di fiducia nelle istituzioni. E l'altro cardine è che il tentativo di imporre dall'alto delle decisioni oggi è considerato una negazione di un diritto di cittadinanza. Se queste sono le origini delle controversie sui rischi, il rimedio non può allora che risiedere nella trasparenza e nella partecipazione, quindi torno a quelle due parole chiave che abbiamo visto all'inizio. Però non è tutto qui, cioè non è solo un'esigenza di democrazia, c'è anche il fatto che oggi viviamo in contesti in cui le decisioni tecnico-scientifiche vivono in una sfera anche di incertezza,
Ci sono valori spesso in conflitto, le conoscenze tecnico-scientifiche non sempre sono da sole riescono a indicare una soluzione univoca, quindi quando l'incertezza in qualche modo prevale e quando parliamo degli impatti sul salute ambiente, di fatto l'incertezza è difficilmente riducibile a livelli tali che permettono di ignorarla, allora è necessario allargare, diciamo così, l'arena di chi partecipa alle decisioni. Quindi occorrono nuove forme di governance e anche la VIS dovrebbe inserirsi in questo tipo di ragionamenti e anche una VIS dovrebbe prendere in considerazione di puntare molto di più su processi che siano equi, condivisi e partecipati. Che cosa serve per una VIS partecipata? Era un po' anche l'obiettivo di fondo del mio lavoro. Intanto diciamoci una. Tutto questo discorso si dice un discorso molto più generale in cui è analizzato da molti punti di vista una crisi della democrazia rappresentativa che nei conflitti sui rischi ambientali trova una delle sue espressioni. E le esperienze di coinvolgimento nascono per dare una risposta a questa crisi. Adesso non entro in questo argomento perché mi porterebbe via troppo tempo, ma se fate un'idea ce l'avete. Va anche detto chiaramente che però non si parla di democrazia diretta, in questo caso noi democrazia diretta abbiamo come unica esperienza appunto quella referendaria, che però come sapete è molto limitata e come vi dite anche in questo caso vostro molto osteggiata, insomma, perché, ma non è questo però che in qualche modo viene considerato dalla cosiddetta invece democrazia partecipativa. Perché come dicevamo, come succede anche appunto nella VIS, l'idea è che le istituzioni rappresentative hanno comunque il diritto all'ultima parola, cioè la responsabilità della scelta. Quello in cui si influisce è il processo che porta alla scelta. L'altra questione è che le reti partecipative hanno una durata limitata, finalizzata a discutere temi specifici che di volta in volta coinvolgono anche attori diversi ed è quindi molto ben applicabile alla valutazione di impatto sanitario, io credo anche quella dovrebbe essere altrettanto applicabile a quella di valutazione di impatto ambientale. Sappiamo anche che ci sono buone ragioni per affidarsi a processi decisionali partecipati, sono queste le principali. Una maggiore condivisione di obiettivi e soluzioni rafforza la legittimità delle scelte perché appunto sono scelte molto più condivise, quindi sarà più efficace. La capacità appunto di valorizzare il territorio, le sue conoscenze, le sue competenze, la capacità di dare voce ai soggetti più deboli, che poi sono quelli che in genere sono anche più esposti agli impatti, e anche di articolare una discussione tenendo conto di tutti i vari fattori su cui incidono le scelte, economico, politico, etico, sociale e culturale, oltre che quello tecnico-scientifico naturalmente. Le esperienze di partecipazione sono numerosissime, cioè non stiamo parlando di qualcosa di innovativo, questo è un mito da sfatare. Anche quelle che funzionano, insomma, una molto famosa per dire è quella del bilancio partecipativo di Porto Alegre, che roba iniziata nel 1989, quindi, e che da allora non è mai stata dismessa, serve a coinvolgere i cittadini nella scelta di come ripartire i fondi comunali. E siccome si è dimostrata uno strumento efficace di equità, da allora il Consiglio Comunale, di qualunque colore politico, ha sempre ratificato le scelte dei cittadini, da allora fino a oggi. I cugini francesi, quelli che parlavano di rame nello stagno, da 1994, cioè da più di 20 anni, hanno una legge nazionale che impone ogni volta che si decide di andare avanti su una grande opera, di aprire un dibattito pubblico molto ben strutturato, che è obbligatorio in questo caso, sono 20 anni che è obbligatorio, quindi con legge nazionale si è proceduto a istituire la partecipazione in questi tipi di problematiche. Funziona abbastanza bene, qua ci sono alcuni insomma, dettagli che possiamo saltare, teniamo conto che è stato fatto in risposta alle proteste contro la linea alta velocità Lione-Marsiglia. Noi abbiamo proceduto su una linea decisamente diversa negli stessi anni e siamo ancora lì a cercare di capire come saltare fuori da quel disastro che abbiamo fatto in Val di Susa.
Poi ci sono tutte le esperienze nordamericane o dei paesi del nord Europa, geografia dei cittadini, anche qui vi lascio le slide, ma insomma c'è anche il mio paper che stiamo preparando, sarà in pubblicazione per EpiChange. Ce ne sono davvero moltissime, ci sono decine di esperienze partecipative e altre, molte di più ancora esperienze miste in cui si prende queste sono alcune delle più tipiche giurie di cittadine, conferenze di consenso, sondaggi deliberativi, si possono anche mischiare secondo delle necessità e le esperienze in tutto il mondo ormai sono centinaia. Ovviamente la partecipazione può avere livelli molto diversi, da nessuna attività può essere molto bassa quella a cui la comunità è semplicemente informata, che diciamo io non la chiamerei neanche partecipazione, però insomma alcuni autori la includono perché non è nemmeno scontato quello. Castano Ionico, quando il governo italiano decise, era qualche anno fa, una decina di anni fa, decise di costruire il deposito nazionale di scorie radioattive, non li informò nemmeno i cittadini di Scansano Ionico, quindi diciamo è un livello che sembra veramente molto basso, ma non devo nemmeno super scontato quello nemmeno ai giorni nostri. A volte c'è una consultazione che però non incide sulle decisioni, quindi siamo ancora a un livello scarso. Inizia ad esserci qualcosa di interessante quando diciamo così, i suggerimenti della comunità hanno un effetto, si inizia a parlare di dialogo. E diciamo così la partecipazione vera e propria inizia ad esserci quando c'è una condivisione di obiettivi e quindi il progetto viene formulato in partnership. Questo diciamo dovrebbe essere l'obiettivo. Si può andare anche oltre quando la comunità prende il potere decisionale, non è il caso però della VIS, non è in questo inquadramento, la VIS punta a quella molto alta, o addirittura massima quando l'istituzione è solo un sostegno di scelte fatte dalla comunità. Detto questo, la scelta del livello dipende dal contesto. Non organizzerei mai un pronto soccorso in modo partecipato, perché non funzionerebbe, quindi non è una scala di valori. E allo stesso tempo io non neanche mai vado a dire in giro che la partecipazione è la soluzione di tutti i problemi, perché non è così. Ne risolve alcuni e ne apre altri. Sicuramente permette di gestire meglio le controversie. Non toglie i conflitti, non è neanche l'obiettivo, i conflitti restano perché in democrazia i conflitti ci devono essere, ma in qualche modo evita che i conflitti si polarizzino al punto da non solo paralizzare le scelte, ma anche in qualche modo di incidere in modo negativo sul tessuto sociale, come poi a volte accade. Senza entrare in dettaglio, vanno chiarite alcune cose. La partecipazione funziona solo se è strutturata. Esistono tante esperienze anche nel nostro paese che in qualche modo sono state strutturate, ma la maggior parte sono state improvvisate e questo chiaramente non ci si può aspettare che funzioni un processo che è un processo complesso senza avere l'expertise, senza dedicarci le risorse necessarie. E la qualità della partecipazione ovviamente poi ne risente. Qua ci sono alcuni, anche questi ve li lascio, non entro in dettagli, ma è chiaro che senza questi requisiti difficilmente funzionerà. Quindi in qualche caso la partecipazione è fallita per il semplice fatto che è stata fatta in modo dilettantistico. Poi ci sono diciamo, molti ostacoli che vengono nominati da chi alla partecipazione è ostile, possiamo anche leggerci, carenza di risorse, mancanza di linee guida, figure professionali, timore dei tempi più lunghi, difficoltà di assicurare la rappresentatività, preoccupazione degli esperti che le valutazioni perdono scientificità e dei decisori di abdicare il proprio ruolo. Tutto vero e tutto falso, nel senso che io le trovo più scuse che altro. In tempi lunghi, sì, certo, è vero, la partecipazione, l'ho detto, è un processo complesso, quindi può richiedere delle settimane, in genere sono mesi, qualche volta si arriva anche più di un anno. Lì però c'è l'alternativa, è la Val di Susa oggi, questo è il punto. Sono 25 anni, le prime assemblee sono del 91, sono 25 anni, non sono scavato neanche un centimetro, non ci sarà mai quel tunnel, ma ci sarà una comunità che in qualche modo ha subito per 25 anni sulla propria pelle il tentativo di imporre una scelta che in qualche modo andava a negare quel diritto di cittadinanza. Quindi se l'alternativa è quella, qualche mese di partecipazione non mi sembra
una cosa così terribile da superare. La rappresentanza chiaramente può essere raggiunta per approssimazione, un processo partecipativo, chiaramente ti scontri con la impossibilità di far partecipare tutti, è ovvio, altrimenti, cioè, del resto, insomma, nemmeno più tutti andiamo a votare, manco la metà ormai, quindi insomma, non è che il processo partecipativo ha problemi diversi da altri tipi di forme. Ci sono vari meccanismi, anche qui non entro in dettaglio, sono spiegati meglio nell'articolo, qua vi lascerò comunque le slide, ci sono varie possibilità e anche in questo caso si possono mischiare. L'altra cosa che viene spesso invocata, poi le scelte sono informate, la risposta è che non conosco processi partecipativi seri in cui non ci sia stato un confronto altrettanto serio con gli esperti, anzi con esperti di varia provenienza, anziché esperti scelti dai vari stakeholders che sono coinvolti nel processo. Quindi è chiaro che è necessario arrivare a una scelta informata e gli esperti già continuano ad avere un ruolo, ma non sono gli unici a scegliere, questo a indicare una soluzione. Questi sono al servizio, in qualche modo, di chi partecipa al processo, che è una cosa completamente diversa, che vuol dire anche ripensare il loro ruolo. Qui ci sono diverse possibilità, di nuovo elencate, in cui gli esperti possono avere ruoli diversi, ma tutti in qualche modo al servizio di chi è coinvolto nella partecipazione che porterà le scelte. E infine una cosa importante è che gli obiettivi, la portata del processo sia chiara, sia condivisa, sia soprattutto chiara. In genere, come dicevo, si formulano delle raccomandazioni. Però in Gran Bretagna, per esempio, le istituzioni promotrici si impegnano o ad accogliere queste raccomandazioni oppure a fornire pubblicamente le ragioni per cui sono disattese e anche ad assumersene le eventuali responsabilità dal punto di vista giuridico e morale. Questo naturalmente funziona quando c'è una maggiore fiducia tra cittadini e istituzioni e chiaramente, insomma, deve essere un'eccezione il fatto che una raccomandazione sia disattesa. Come dicevo, a Porta Alegre non è mai successo, per esempio, in tanti anni a questa parte. Bisogna crederci ovviamente in questo processo da entrambe le parti. Quando funziona, la risposta è che però la coesione sociale e la fiducia aumentano. E quindi anche le istituzioni ne traggono un vantaggio se prendono seriamente questa cosa. Concludo rapidamente. Io sono convinto che la VIS possa in qualche modo assolvere al ruolo per cui è stata pensata, quindi l'unico modo per cui abbia senso è se protegge e migliora la salute delle comunità esposte ai rischi ambientali, altrimenti è uno strumento inutile, è stato pensato per quello e deve assolvere a quello. E che a sua volta, diciamo, possa assolvere a questo compito solo se è in grado di assicurare una reale partecipazione ai processi di valutazione e decisione, che comunque nel tessuto con cui la VIS è stata costruita, quindi diciamo negare la seconda parte vuol dire in realtà non stare facendo la VIS così come era stata pensata. E sono anche convinto che l'inclusione ai processi decisionali possa migliorare le decisioni, possa migliorare la loro legittimità e quindi di fatto possa portare a interventi più efficaci, e quindi più efficaci in termini di tutela e miglioramento della salute delle comunità. Io nel mio articolo concludo con 6 requisiti che devono essere soddisfatti perché questo possa avvenire, e quindi li elenco brevemente a conclusione anche di questo intervento. Il primo, essenziale, è che la partecipazione deve accompagnare l'intero processo fin dall'inizio, che in realtà vuol dire, qui forse addirittura saltato in un passato, cioè fin dalla decisione, se non è, cioè non c'è uno statuto normativo che decide quando la VIS deve essere fatta o no. Allora in quel caso fin dalla decisione se la VIS deve essere fatta o no. E fino alla formulazione delle raccomandazioni finali. Quindi in qualche modo la partecipazione deve, non ci sono fasi in cui non deve essere prevista. La VIS ha senso, se l'abbiamo discusso, solo se valuta tutte le opzioni, comprese l'opzione 0 di non procedere, per risolvere un problema, non per in qualche modo giudicare una singola soluzione tecnica già indicata appunto come soluzione al problema. C'è la questione dei conflitti di interesse, non l'ho affrontata in modo diretto perché credo che voi la conosciate meglio di me, ma c'è e non va dimenticata, quindi insomma ora la ricordo almeno in questi 6 punti finali.
La partecipazione, come ho cercato di dire, non può essere improvvisata, altrimenti sicuramente non funzionerà. Servono figure professionali indipendenti, alcune le abbiamo anche nel nostro paese, alcune dovrebbero essere create. Queste figure indipendenti, appunto, che sono dagli interessi in gioco, devono anche essere capaci di garantire l'inclusione il più ampia possibile, che non vuol dire tutto, in un contesto come quello che abbiamo discusso il più ampio possibile, e scelte informate. E le implicazioni dei risultati, quindi le implicazioni in termini di salute delle valutazioni tecnico-scientifiche, devono essere accessibili e formulate in un linguaggio comprensibile anche chi tecnico non è. E infine, chiarire la portata del processo e definire bene a che cosa serve quello che si sta facendo, perché in qualche modo altrimenti si tradisce anche l'impegno e il tempo che le persone hanno dedicato al processo. Queste sono le mie conclusioni e vi ringrazio molto per l'attenzione. Gino ci deve fare un paio di domande a tutti noi. Allora. Puoi venire anche qui a fare. Siamo molto. Praticamente il ritardo di... Sì, no, non importa, questa è una cosa seria. Questa è una cosa che ci costa 9.000 euro, quindi riflettiamoci un attimino di più tutti insieme. Allora, perché Sturloni non ha nemmeno lamentato l'ipotesi zero in questa presentazione piuttosto lunga? Era nelle conclusioni. Per favore. Era nelle conclusioni. Per favore. Prego. No, non c'era scritto così esplicito. Anche nell'ultima slide non c'era l'ipotesi zero. Secondo, ancora più importante, è questa. Allora, quello che ci interessa a noi, qui, di medicina democratica, è cambiare i cicli produttivi, perché al 99% sono nocivi. Quindi, te sembra che i progetti siano tutti sullo stesso pari, non sei nemmeno fatto un esempio di un, se non per la TAB, nemmeno l'esempio di un progetto, o di due progetti, o di tre progetti, che in effetti sono tutti devastanti. Quindi l'ipotesi zero doveva essere il filo conduttore. Mi oppongo alla tua relazione. Grazie. Sì, no, io l'ipotesi zero in realtà l'ho considerata, l'ho anche detto, non è scritto nelle slide, ma cioè perché non ci sta mai tutto, c'è anche nella conclusione del paper, l'opzione zero ovviamente deve essere considerata, non ho niente da eccepire su questo. Fabbrica, un dirigente, un amministrativo prenda decisioni che siano non in contrasto con quello che abbiamo nel concetto di tutela e salute. Non capisco perché dobbiamo andare ciccia e piccia o si può, perché detto non bisogna mai arrivare all'estremo e non avere il contrasto. Lo applichi sempre, lo applichi. No, allora, deve essere più chiaro. Allora, io non ho mai detto. Non hai spiegato male, credo, non si capisce bene se i conflitti fanno parte della democrazia, per cui l'obiettivo della partecipazione non è annullare il conflitto resta. Il conflitto però si può anche comporre, questo è l'obiettivo. Ma quando? Se l'obiettivo è conflitto. Ma questo è l'obiettivo della partecipazione. Ma no, ma altrimenti non facciamo la partecipazione, non ha. L'obiettivo è comporre il conflitto. L'obiettivo è cambiare i cicli produttivi. Questo può essere l'obiettivo di qualcos'altro, ma non di qualcosa. L'obiettivo di medicina democratica, cioè, è quello di alterare i cicli produttivi. A parte che non so se lo dicevo. No, io volevo dire una cosa. Però scusate, io non parlo a nome di medicina democratica, vorrei essere chiaro, quindi non ho nessuna. Non è che quello quando io parlo a nome vostro, per carità. La ricomposizione dei conflitti sarebbe facilitare,
qualora venisse in un percorso che non vede conflitti di interesse. Il problema è sostanzialmente questo. Cioè io ho avuto modo anche durante la fase di elaborazione di questo suo studio di sottolineare questo aspetto. Cioè la VIS potrebbe essere uno strumento buono e utile qualora non venisse utilizzata sempre, perché io veramente sfido a indicare una situazione in cui la VIS sia servita ad arrivare ad una decisione che era contraria alla ipotesi iniziale. Io non ne sono a conoscenza. Il problema della VIS è che è utilizzata, è stata utilizzata e sarà utilizzata per imporre delle decisioni, imporre delle scelte. Allora, un po' il limite, diciamo, di questo studio è porla come strumento quasi neutro che serve ad arrivare ad una scelta che è la scelta migliore possibile. Purtroppo le finalità della VIS non sono queste. Nella nostra esperienza non è così. Firenze, cioè Castelfranco di Sotto, tutte le esperienze di partecipazione sono degli strumenti, degli inganni in mano a chi ha già deciso e vuole imporre alla cittadinanza recalcitrante quella soluzione, quella e non altro. Ecco, io noto questo, poi sicuramente mi dici certamente è il tuo studio, la tua opinione, però posso garantire che Michelangelo non aveva questo orientamento. Per Michelangelo la VIS era il fallimento, perché era lo strumento. Infatti lui ha contestato tantissimo la VIS di Firenze, perché all'interno della VIS di Firenze c'erano tutti gli inganni messi in atto dagli anche proprio i più spregevoli, i più ignobili, perché c'erano anche, diciamo, delle situazioni. Ora io ricordo, solo perché ormai sono passati degli anni, per la localizzazione dell'impianto, i tecnici, e questo è un altro argomento che a mio avviso doveva e poteva forse essere sviluppato meglio, i conflitti di interesse, perché il tecnico, se non è se ha delle situazioni di conflitto di interesse, non può far calare la sua decisione e venderla come una decisione neutra. Non è così. Ci sono state situazioni per la VIS in cui si era deciso in un modo, diciamo, i dati sanitari, i dati ambientali deponevano per una localizzazione, e invece arriva un fax da parte di chi può e deve, e si sceglie per un'altra localizzazione. Sta succedendo anche, è quotidiano, anche noi a Prato abbiamo delle situazioni in cui si devono localizzare degli impianti, si fa tutta una valutazione dei siti, ci sono i siti che sono che presentano caratteri escludenti, quelli diciamo più significativi, alla fine cosa esce? Si sceglie il sito che ha più penalità, che è il peggiore di tutti. Perché? Perché è un sito che rappresenta degli interessi, è una scelta che rappresenta degli interessi. Io credo che, ecco, questo io volevo solo dire, l'ho detto fin dall'inizio e continuerò a dirlo. Michelangelo aveva altre opinioni. Scusa, pronto, scusa un attimo, lo scopo della borsa di studio era però differente, riguardava un argomento legato alla comunicazione istituzionale e aveva lo scopo di avere una rassegna delle procedure di VIS da spendere in un momento in cui la VIS può essere proposta sistematicamente a livello nazionale in queste situazioni. Quindi noi
avevamo strumentalmente bisogno di uno studio, come dire, universitario, scientifico, istituzionale sul dovere essere, su quello che ci sta dietro della VIS, per affiancare ad iniziative in una certa parte dense di vari tipi di conflitto di interessi e di ambizioni professionali da parte di ricercatori ed epidemiologi, di ricavarsi un nuovo spazio professionale dove segregare le decisioni rispetto alla popolazione. Quindi il dibattito è interessantissimo, però lo scopo della finanziare questa borsa di studio era questo qua: avere una letteratura da citare per contrastare questa tendenza. Infatti volevo anch'io intervenire in questa direzione, ma cioè volevo aver chiaro io, gli interventi che sono stati fatti si riferiscono ad una situazione particolare, no? Cioè a dire la VIS fatta per Firenze piuttosto che il discorso della, una volta si diceva, si usa la supposta, insomma, no? La glicerina per, ok, no? Ci intendiamo. Il discorso vero è che questa è una, tutto un altro aspetto. Io stesso vi ho detto, per me l'università è un'istituzione di cui ci dobbiamo appropriare. Uno potrebbe dire, ma quando mai? Ma perché noi distruggiamola? Cioè perché l'università è stata fatta in funzione? Io non condivido una visione di questo genere. Per me l'università è nata nel 1088, molto prima di Agnelli, di Piretti, anche della rivoluzione industriale, di tutto quello che vogliamo, e risponde a un'esigenza. Allora, o noi come movimento di classe, e su questo lo rivendico, siamo in grado di portare avanti le cose e far funzionare le cose per quello che noi riteniamo essere utile per la classe e in generale, perché Max anche parlava della classe, diceva la classe interpreta gli interessi generali, e capiamo che alcune cose bisogna che noi ce ne appropriamo, un po' come quelli che dicevano c'è Berlusconi, adesso io me ne vado via dal paese. No, è Berlusconi che se ne deve andare dall'Italia, perché l'Italia è la Costituzione, l'Italia è una determinata storia, è lui che è fuori dalla storia dell'Italia e non noi. Allo stesso modo, per me l'università, e lo credeva anche Marcaccaro, è chiaro che funziona in un certo modo, ma chi non dubita del fatto che ci sono dei conflitti di interesse, degli interessi commerciali e vuole reiterare, però l'università in sé non c'è nessun motivo che funzioni così, può essere il luogo di produzione della scienza, della conoscenza utile per l'uomo, utile sviluppato con l'uomo. Ecco, allora in questo senso, allora la VIS che è stata presentata non è la VIS intesa come metodo standard, ma è semplicemente, e a me, io ho apprezzato invece la presentazione, perché partecipazione, vogliamo dare un contenuto al discorso partecipazione? Beh, partecipazione è stato detto, la partecipazione è presenza nel momento in cui si decidono gli obiettivi per cui si fa, se si fa o non si fa la VIS, primo discorso. Secondo discorso, che come per ogni cosa, anche nel consenso informato in medicina sul singolo paziente, la cosa fondamentale si dice, non si può chiedere un consenso informato, poi lo si fa malissimo, ma non si può chiedere un consenso informato se al paziente non si danno almeno due alternative. Il medico non è lì per imbonire il paziente singolo, il medico è lì per dire, guarda, cioè, possiamo fare così o cos'ha, oppure anche in tanti altri modi. Questo, a mio avviso, ha questo vantaggio e questo svantaggio, questo ha questo vantaggio questo, e così via. Anche lì vogliamo mandare tutto a monte? No, secondo me dobbiamo avere un consenso informato vero, e un consenso informato vero implica delle alternative. Allora è stato detto, la VIS ha senso se presenta delle alternative, non è che dice qua vogliamo fare un buco, adesso dovete convincervi che dobbiamo farlo. No, abbiamo un problema, potremmo affrontarlo in un modo o in un altro, decidiamo insieme. Quindi a me sembra che, e lo vedremo, e probabilmente domani ci torneremo ancora, perché c'è una relazione su che cosa può fare l'università insieme al movimento, Medicina Democratica in particolare, ma in generale quella rete che proponiamo, per promuovere partecipazione e salute.
prevenzione e così via. Benissimo, a questo punto noi abbiamo degli strumenti concreti che nascono sia dalla ricerca, sia dalla visione scientifica, tra virgolette, ma soprattutto dal movimento. E l'ultima cosa, condivido invece le posizioni prese sia da Maurizio che da altri, che noi però non dobbiamo dimenticare che Medicina Democratica è un movimento di lotta. Però la lotta, secondo me, la dobbiamo indirizzare sui punti, sugli obiettivi giusti, con le alleanze appropriate e soprattutto avendo fatto un discorso di inclusione, perché finché siamo pochi non riusciamo a cambiare le cose. Se invece riusciamo a mettere insieme tutto e soprattutto a interpretare il progresso vero, a questo punto credo che sarà un po' difficile che ci possano contestare. E in questo senso mi sembrava che la partecipazione concreta, presentata nelle varie modalità, compreso il problema del conflitto degli interessi, il conflitto di interessi dei tecnici. È chiaro che se noi abbiamo dei periti di parte che portano, come succede nei tribunali, li incontriamo spesso, che vengono dall'università ma sostengono una posizione che è l'interesse, cioè, del padrone, tanto che allora vabbè, lo sappiamo, basta saperlo, noi siamo dall'altra parte. Ma sulla RIS, come è stata presentata, non era un discorso di conflitto fra quello che vuole il padrone e quello che... perché su questo non c'è discussione, quello è un conflitto che si può gestire, una volta si vince, una volta si perde, ma si va avanti. Il discorso che è stato fatto riguarda una decisione condivisa di comunità e credo che sia molto importante trovare gli strumenti perché la comunità davvero sia informata, sia cosciente e poi decida e poi veda lei a un certo punto qual è la proposta da accettare o da non accettare o da imporre. Questo innesca la seconda fase del discorso, ma il discorso VIS a me sembrava molto interessante e importante che ponessero dei punti chiari di metodo e di strumenti che la relazione di Sturlone invece sottolinea. Non faceva un discorso di lotta, ovviamente, questo è tutto un altro problema. Cioè io qui a porta posso una, a convegno che abbiamo fatto a Matera l'anno scorso c'è stato il professor Bianchi del CNR. Ho qui quello che abbiamo messo, che avevamo pubblicato, mi pare un po' diverso con quello che è stato detto. Non so, forse non sono riuscito a captare tutto, però mi pare che sia qualcosa di molto importante perché parte in considerazione proprio non solo la partecipazione, ma la prevenzione primaria, che è un modo per modificare non solo il livello dell'individuazione del tessuto, ma anche tutto. Io te lo do perché boh, senz'altro lo conosci, non è questo il problema, però ecco, io un ignorante come me si trova davanti ad alcune cose dette in maniera diversa che di cui non capisco. Ecco, chiedo scusa. Puoi venire qui, Guido. No, bene, si sente poco. Non voglio rubarti, perché anche per il discorso per i diritti umani, il discorso di diritti, va tutto bene, c'è ragionamento. L'unica cosa che secondo me non funziona è parlare di azienda, perché la salute non è una merce. E quindi lo strumento sono d'accordo. La salute non può essere un'azienda. Perché no? Nell'ospedale. E poi ne parliamo domani. Ne parliamo domani. Al di là di questo. Quindi il discorso della vista è lo stesso discorso. Bisogna parlare di... Ha parlato della Francia, 57 centrali, ma bisognava parlare in aggiunta. E ci sono state fatte perché c'era la forza di Trapp, di Grigol, doveva costruire le bombe atomiche, eccetera. Quelle ci sono fatte le centrali. Bisogna parlare del militare, della guerra. Ma la taglio su e parleremo domani. Direi, grazie Luigi per l'intervento, direi che a questo punto proseguiamo con l'ultimo intervento perché poi c'è la tavola rotonda.